Prima Radio. Allora, ancora buongiorno, benvenuti su Prima Radio, la carovana del mattino. E in questi ultimi giorni stanno succedendo un po' di cose. E per esempio, durante la conferenza stampa, l'ultima di Draghi, la scorsa settimana, siccome oggi riprendono le vaccinazioni, sta arrivando Johnson & Johnson, insomma, Figliuolo ha detto, insomma, dobbiamo procedere con l'età e quant'altro, Draghi ha detto nel suo discorso, smettetela, questo è una parte del discorso, smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, i ragazzi, i psicologi, questa platea di operatori sanitari che non sono in prima linea. Con che coscienza la gente salta la lista sapendo che lascia esposto al rischio di morte chi ha più di 75 anni? Queste frasi hanno scatenato ovviamente il putiferio, soprattutto ovviamente chi è magari psicologo e chi si trova, chi è psicologa ed è in prima linea. Io stamattina mi sono permesso, poi durante il fine settimana, di contattare la presidentessa, a meno che non preferisce essere chiamata presidente, io lì ormai è un territorio minato, perché però io vado sulla presidentessa Gaetana D'Agostino, che è a capo, quindi è presidente ordine psicologi della regione siciliana, vado a leggere anche dai social per essere un attimino preciso. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a lei, buongiorno, va bene presidentessa o anche la presidente? Ecco, la presidente, perfetto. Allora, lei, ho visto che ha scritto un posto, insomma, abbastanza, insomma, non le ha mandato a dire il fatto che è stato un duro colpo quando hanno toccato la categoria degli psicologi, eh? È vero? Certo, ma più che toccare la categoria degli psicologi, mi viene da dire che il discorso di Draghi diventa ancora più mi lascia ancora più amarezza, perché va a toccare le persone fragili di cui gli psicologi si prendono cura. Anche perché quell'affermazione è davvero poco felice, lo psicologo di 35 anni salta fila, ecco, questo un'affermazione a dir poco felice, arriva lì domani di un decreto a firma del di un decreto legge del 1 aprile a firma dello stesso Draghi, dove imponeva l'obbligatorietà della vaccinazione per tutti gli operatori sanitari. Ecco, quindi diciamo che nel giro di pochi giorni riuscire ad avere un'informazione così discordante è stato veramente paradossale, e quindi non è una difesa solo della categoria, ma veramente delle persone di cui ci prendiamo cura quotidianamente. E perché vaccinare gli operatori sanitari significa proteggere le persone sanitarie e le persone fragili con cui noi quotidianamente veniamo in contatto. Non so se lei presidentessa ha visto le scene degli infermieri e medici, credo magari c'era forse qualcuno anche della categoria che le rappresenta, perché a Roma c'era un po' di tutto, che protestavano contro l'obbligatorietà del vaccino. A tal proposito, lei che pensa? Siccome se no gli faccio questa domanda perché so che anche all'interno della nostra regione, all'interno dell'ordine degli psicologi, c'è ovviamente chi voglia di vaccinarsi non ne ha. Questo è anche un aspetto. Sì, è vero, ho seguito la manifestazione di Roma dove c'erano anche degli psicologi. Anche alla nostra attenzione in Sicilia sono arrivate delle mail da parte di psicologi e psicologhe che non volevano sottostare all'obbligatorietà della vaccinazione. Io su questo, allora, io non posso che dire che è giusto che vaccinarci, perché per una questione di protezione nostra e quindi della salute delle persone. Dopodiché tutte le persone che hanno noi come ordine degli psicologi non abbiamo fatto altro che osservare quello che un decreto legge ci diceva, cioè mandare gli elenchi degli iscritti. Ecco, questo stavo dicendo, voi avete mandato l'elenco degli iscritti all'albo regionale, insomma i vostri iscritti all'assessorato, significa che adesso la regione chiamerà i vari psicologi a vaccinarsi, si procederà così?
No, allora il decreto prevede che gli ordini regionali erano obbligati, e ci tengo a sottolineare questo proprio per legge, erano obbligati ad inviare l'elenco di tutti gli iscritti, dopodiché regione insieme alle varie ASP andranno a verificare chi tra questi psicologi o comunque operatori sanitari in genere sono stati vaccinati, e nel caso in cui si trova una discordanza tra l'iscrizione all'albo e una non vaccinazione, si dovrebbe chiamare il professionista e invitarlo a vaccinare. In quel caso, se il professionista si rifiuta, ci potrebbe essere la sospensione dell'esercizio della professione fino al 31/12/2021. Però, come vedi, io parlo sempre al condizionale. Ah, no, ma anche perché dico, ma anche perché queste cose dico, poi sono, ci sono provvedimenti. Io faccio il ruolo di comunicatore, ci sono provvedimenti comunque forti, perché insomma chi ha una vita, per esempio, che fa lo psicologo, se in questo momento decide di non vaccinarsi, comunque c'è un provvedimento nei confronti importante, quindi bisogna avere un attimino, come dire, stare attenti in qualsiasi ambito, anche se uno non decide, per quanto io penso che soprattutto chi è all'interno di strutture, di ospedali, che ha contatto con delle persone, abbia moralmente, lo si dice ormai da settimana, obbligo morale di vaccinarsi, ma poi Sì, guardi, io su questo le dico che anche giorno 9 aprile Figliuoli ha emanato una nuova nota dove parlava proprio di obbligatorietà degli operatori sanitari in prima linea, cioè tutti coloro che appunto si trovano a lavorare nelle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate, e quindi salvaguardare, come sempre, il fine ultimo non è salvaguardare il sanitario in sé, ma è salvaguardare le persone fragili con cui questi sanitari in questi contesti vengono in contatto. Bene, senta, io faccio un grande in bocca al lupo a tutto l'ordine siciliano, i psicologi, ma anche a tutta Italia, perché molti magari non se ne stanno accorgendo, ma il vostro ruolo, che mi permetto di dire è stato anche nel corso di questi ultimi anni non messo troppo in considerazione, e invece l'Italia doveva essere, secondo me, molto più preparata. Un ruolo, quello dello psicologo, è un ruolo fondamentale, e adesso staremo a vedere, perché adesso si ride nel senso per non piangere, perché come la pandemia sta devastando la mente degli italiani, dai più piccoli ai più grandi, vediamo se adesso la figura dello psicologo diventa centralissima, dottoressa. Sì, infatti, se posso permettermi l'ultima battuta, sì. Vorrei proprio, agganciandomi a quello che lei dice, proprio il momento in cui si comincia a pensare seriamente alla salute mentale e ad investire nella salute mentale. Ecco, i politici devono fare questo, perché la pandemia ha fatto venire fuori tutta quella che è la fragilità del sistema di cura che noi abbiamo. Quindi investire in salute mentale penso che sia un passo fondamentale, al di là delle lotte corporativistiche o di categorie. A noi interessa proprio il benessere della popolazione. Va bene, io la ringrazio, però ci teniamo in contatto anche con il vostro ordine, visto che lo ritengo abbastanza importante per la nostra società. Grazie, dottoressa, buona giornata. Grazie a lei e buongiorno.